Avete idea di come organizzare la vostra mente? Non vi devo beccare a cazzeggiare. Qua si tratta di cambiare la nostra vita. Fai una lista di cosa è importante e cosa non lo è. È importante fare sport? Sì. Ma se in questo momento il tuo business è a rotoli, non metterti 2 ore al giorno a fare sport. Fanculo. Te lo dico io che sono un grande sportivo. Non puoi permettertelo. Ok? Fare shopping è importante? Sì, dai, è importante. A tutti piace fare shopping. Non spendere soldi incazzati in questo momento. Ok? Non spendere soldi. In questo momento, ragazzi, io mi trovo in un appartamento bellissimo qua. Ho un po' di soldi da parte, per fortuna. Però non ho comprato niente. 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 Mi sono comprato solo... Cosa ho comprato? L'elastico per allenarmi. L'elastico di quelli da 10 euro del Decathlon. Ecco, quello ho comprato. Il mio massimo investimento. Ok? Massimo investimento. Potrei permettermi di andare a mangiare fuori tutti i giorni. Non lo faccio. Perché è una cosa di mindset. In questo momento devi tirare la cinghia, ok? Non spendere soldi incazzati. Non importa quanti ne hai. Non importa. Tutti i tuoi soldi devono andare sulla costruzione del tuo business e cerca di entrare in controllo delle tue finanze, ok? E poi fai una lista di cosa è importante e cosa no. Di tutte le cose su cui metti il tuo tempo, metti la tua energia o metti i tuoi soldi, cosa è importante e cosa no. Cerca di capirlo. Cosa realmente ti porta avanti e cosa no. Quella telefonata che devi fare, tra poco parleremo anche del sistema delle ABC task che è illuminante, però quella telefonata della persona che ti cerca, quell'altro impegno o quel film da vedere o quel documentario, quanto realmente è importante? Oggi io, come sapete, sono appassionato di teorie del complotto. Io sono un po' complottista, ok? Lo ammetto, sono un po' complottista, ma perché mi piace indagare, non è che sono complottista, mi piace. Mi piace la conoscenza nascosta, mi piace le piramidi, tutte le cose un po' strane, no? È una mia passione, quindi conosco un sacco di cose strane. Mi piace, è un hobby, ok? Sapete quanti libri avrò da leggere, quanti documentari mi mandano? Ho rinunciato. Non è importante in questo momento. Mi hanno mandato oggi un sacco di roba sul 5G da leggere. Sicuramente lo farò, ma ora? No. Ora no. Ora non è importante per me. Ora è importante il mio business. Ok? Quindi definisci cosa è importante e cosa no. Ogni cosa che ti arriva durante la tua giornata, definisci importante sì o no. Se sì, vuol dire che ti porta avanti nel tuo business. No, non ti porta avanti nel tuo business. Out, fuori dalle balle. Niente. Ok? Non lo segui. Non fare robe che ti fanno perdere tempo. Prendi decisioni difficili. Magari c'è un dipendente che non puoi più pagare. Magari c'è una scelta che devi prendere. Non lo so, lo sai tu, però prendi quella decisione. Prendila. Ok? Prendila, perché adesso quello devi fare. Non puoi permetterti di tenere delle cose, delle persone che in realtà devi rinunciare a loro. Ok? Infatti il punto dopo è fai una lista delle cose o persone alle quali sei disposto a rinunciare. Potrebbe anche essere un ramo del tuo business. Potrebbe essere un ramo del tuo business o una persona con cui lavori o un progetto. Molte volte nella vita noi portiamo avanti una cosa solamente perché l'abbiamo iniziata. Allora non portare avanti qualcosa solamente perché l'hai iniziato, è stupido, ok? A volte vedo persone che portano avanti relazioni, ma qua si parla di business, però progetti, attività che hanno avviato, dicono: ah, ma ormai ho fatto tutto, devo finire. No, non devi finire un cazzo. Scusa il termine, no, perché altrimenti ti continui a portare avanti un fardello che ora non ti puoi portare. Quindi fai veramente una lista delle cose che sono importanti per te adesso. Le cose da fare e le attività, i prodotti, quali sono i prodotti che tu vuoi mantenere? Fatti una lista dei prodotti che tu vuoi mantenere, tutti gli altri fuori. Noi abbiamo dei corsi che volevamo lanciare. Ragazzi, noi abbiamo perso migliaia di euro per un evento che volevamo organizzare a Milano. Migliaia di euro abbiamo perso, ok? Però cosa faccio? Rimango attaccato all'evento e dico: no, ma ho già pagato l'hotel, dovevamo lanciarlo, doveva essere un successo. Anche noi perdiamo soldi, eh? Cosa faccio? Dico: no, rimango attaccato, no, continuo a lavorare per organizzare l'evento. Non lo puoi fare adesso, non ha senso. Lascia andare tutte le cose che ti fanno perdere tempo, soldi ed energia in questo momento e concentrati invece sulle cose più importanti da fare in questo momento. Devi riuscire a capire quali sono le tue priorità assolute, ok? In termini di prodotti da vendere e in termini di cose da fare. Quello ti serve.